Iniziamo con il preparare la crema così si raffredda e poi nel mentre prepariamo la pasta frolla, ma andiamo con ordine. Ci occorrono 500 ml di latte, 250 g di crema alle nocciole, io sto utilizzando quella della Pandistelle che è senza olio di palma, poi 50 g di fecola di patate oppure farina. Primo step, andiamo ad setacciare la fecola di patate per evitare la formazione di grumi che in una crema sono fastidiosissimi. A filo versiamo il latte mescolando continuamente. Non metto zucchero in questa crema perché già è contenuta qui. Adesso porto sul fuoco e faccio addensare, ci vorranno pochissimi, pochissimi minuti. Sempre continuando a mescolare. Mi raccomando, è importante. Ecco la consistenza che deve ottenere della crema ed adesso parte più goduriosa perché andiamo ad inserire la crema alle nocciole. A posto della crema alle nocciole, se non ti piace, puoi mettere anche del cioccolato fondente. Mescoliamo così dal basso verso l'alto e vedrai che piano piano otterrai un bel colore marroncino. La crema è pronta, la copriamo con pellicola trasparente, la mettiamo da parte e ci occupiamo della pasta frolla. Ci occorrono 300 g di farina, 100 ml di olio di semi, 100 g di zucchero di canna, 2 uova, un cucchiaino raso di lievito per dolci e aroma a scelta. Come sempre io sto utilizzando quello all'arancia, ma puoi sostituirlo con scorza d'arancia, scorza di limone oppure aroma alla vaniglia. Come sempre, inizio con il rompere le uova. Aggiungo poi lo zucchero, do una mescolatina, dopodiché inserisco l'olio, l'aroma, il cucchiaino di lievito ed infine a pioggia la farina. La cosa bella di questa pasta frolla è che non ha bisogno di riposo. Perché non avendo il burro non si tende a sciogliere tra le mani. Per fare prima, ovviamente puoi impastare anche in planetaria, però è una ricetta talmente veloce che sinceramente non ne vale la pena. Adesso che abbiamo incorporato il tutto, andiamo a lavorare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Se poi vuoi andare proprio sul classico, puoi sostituire l'olio con 120 g di burro tagliato a tocchetti. Sul canale trovi inoltre molte varianti di crostate, se ti interessa. Puoi andare a dare un'occhiata nella playlist apposita. Ed eccolo qui. Adesso lo andiamo a stendere tra 2 fogli di carta forno con l'aiuto del mattarello. Deve risultare molto sottile per andare a riempire uno stampo per crostata del diametro di 22-24 cm. Questa parte eccedente ci occorrerà per fare le decorazioni, quindi ci deve essere. Fai la prova nel mentre che appunto stendi la pasta frolla. Adesso con un coltello ci andiamo a tagliare questa parte. Così da mettercela da parte. Bucherelliamo la superficie con i lembi di una forchetta. Ok, adesso andiamo a trasferire questa delizia all'interno della base. La livelliamo leggermente. Questo è un dolce che farà felici i bambini e non solo. Adesso la cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora. Quindi prendiamo o una formina a forma di albero, oppure come nel mio caso ti disegni un alberello su un pezzo di carta e poi lo vai ad adagiare e poi gli dai forma con il coltello. Il coltello ovviamente deve essere ben affilato. Ed ecco qui il primo. Continuiamo così fino a terminare tutto l'impasto. In ognuno adesso inseriamo uno stuzzicadenti lasciando fuori un 2 centimetri. Questo permetterà di infilarli all'interno della crostata. Cuociamo i biscotti nel forno a 180 gradi per 10 minuti. Quando saranno cotti, dobbiamo pensare a decorarli.
Quindi io ho già creato del colorante verde e ci unisco un cucchiaino di miele. Mescolo e lo distribuisco sulla superficie. E prima che si asciughi la glassa, andiamo a cospargerli con la granella. Se hai delle stelline puoi utilizzare anche quello. E lasciamo asciugare. Per simulare il terreno innevato, cospargiamo la superficie di coccorapè. Ma c'è un profumino che non ti dico proprio. Adesso, parte divertente, andiamo ad inserire i biscotti. No, quanto è carino! Proviamo a tagliarne una fetta e vediamo com'è. Anche se già so che è estremamente buona. Nonostante non ci sia il burro. E questa è la fettina come si presenta. Qui c'è una briciolina. La mangio io. Molto semplice da realizzare, ma bella d'effetto. Se tu presenti questa per Natale, sono sicura che ti chiederanno come l'hai fatta. Sicuro. Perché dico, è molto scenografica. E il discorso che gli alberelli stanno in piedi da sole rende tutto più carino e natalizio. Come sempre ho la acquolina in bocca ed immagino anche tu, quindi vado ad assaggiarla. Buonissima, dolce, al punto giusto, delicata e golosa allo stesso tempo. Il mio consiglio è quella di provarla. Bene, non mi resta che augurarvi ad ognuno di voi che mi seguite sempre con immenso affetto un felice e sereno Natale. E ricordati e ricordatevi che non è importante quello che cucini quel giorno, ma con chi lo condividi. Quindi circondati delle persone che ami. Tanti, tanti, tanti auguri.